Pecoraro Scagno, che idea si è fatta, soprattutto del caso Lombardia, perché poi abbiamo parlato a pareri di alcuni esperti, qualcuno comincia a dire forse un eccesso di ospedalizzazione, Ilaria Capo, che è un'altra virologa molto nota, ha detto beh, forse una concausa può essere stata la reazione di ospedali che sono molto vetusti, c'è chi ha tirato in ballo l'inquinamento di parte della Pianura Padana di quelle zone, lei che idea si è fatta? Ma innanzitutto sono tante le concause. L'aspetto dell'inquinamento in realtà è stato sollevato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, uno studio fatto dall'Università di Bari e di Bologna. Sono studi che sono in fase, come dire, di avanzamento, ma gli studi erano fatti anche i cinesi e il concetto è che la zona di Wuhan è una delle zone più inquinate della Cina. La Pianura Padana è la zona che ha il peggiore inquinamento atmosferico d'Europa. Consideriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità a fine 2019 ha dato il dato che in Italia ci sono circa dai 60-70 mila decessi prematuri, si chiamano così, a causa delle malattie respiratorie. Quindi l'impatto dell'inquinamento atmosferico è molto alto e l'aerosol, si chiama così, il mix di polveri sottili, di sostanze inquinanti dello smog, favoriscono la diffusione dei virus e quindi anche del coronavirus. Ovviamente questo è uno degli studi. Io sentivo prima il professore di Padova e effettivamente possono esserci tante cause che sono andate insieme, ecco perché poi andrà esaminato quello che è accaduto in Lombardia. Probabilmente oggi, riflettendoci, bisognava confinare la regione ed evitare per esempio che la gente dalla regione si spostasse verso altre regioni, perché in quasi tutto il sud il contagio è arrivato in pratica da persone che venivano dal nord, in particolare dalla Lombardia, ma va anche detto che in questo studio fatto dalla Società di Medicina Ambientale, da quest'altra università, si vede anche che in Italia i primi contagiati sono stati a Roma, ma a Roma per esempio lo sforamento delle colonnine dei gas e quindi diciamo dello smog è infinitamente più basso di quello della Pianura Padana, quindi è anche vero che questa è una delle cose su cui gli scienziati stanno studiando. È ovvio che però dare una sola ragione, secondo me, è difficile. Io credo che quello che sta avvenendo deve farci riflettere anche sui rapporti tra regioni e Stato, perché noi dobbiamo avere una forte autonomia regionale, allo stesso tempo in casi di emergenza bisogna avere un sistema sanitario che sia nazionale e delle regole chiare. Ma va detto anche che in uno dei primi decreti del Presidente del Consiglio si consentiva alle singole regioni già di sospendere i trasporti, di fare scelte più drastiche, quindi probabilmente se coordinate meglio queste scelte già la Lombardia in qualche modo è legittimata a farle, quindi io credo che c'è questo aspetto. Vorrei però anche cogliere l'occasione per dire che oggi l'altro grande aspetto è la vicinanza a tutta una serie di settori economici in grande difficoltà. Io oggi sarei stato a una assemblea a Napoli, cioè il caffè per coffee break, grazie, simboleggia una cosa che vorremmo ricominciare al più presto a poter prendere un caffè in un bar, e oggi a Napoli c'era proprio presso il Gambrinus l'assemblea nazionale, tutti i locali storici italiani. Io credo che negli ultimi decenni ho mai visto un'evidenza di questo tipo, nemmeno, come dire, quando ci sono state grandi emergenze. Oggi noi dobbiamo ricordarci che non solo i locali storici, ma tutti, il settore del bar, dei ristoranti. Io ricevo messaggi di grande difficoltà da ristoratori di Milano, per esempio, di zona Lombardia, perché, come dire, il governo deve porsi fortemente non solo la sospensione di una serie di adempimenti fiscali per almeno 6 mesi, credo, forse un anno, ma anche, come sta proponendo il governo inglese e altri governi, il ristoro, cioè bisogna rimettere, come dire, denaro vero nelle tasche delle piccole e medie imprese, perché l'Unione Europea sta parlando di finanziare il sistema bancario, che sicuramente va sostenuto perché è una colonna, però il denaro serve, certo, direttamente ai cittadini, alle piccole imprese, alle realtà che sono.